Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi rispondiamo ad una persona che tempo fa avevamo chiesto se poteva interessare un video sulla nostra attrezzatura e un po' di persone ci hanno chiesto di presentare qualcosa. Un paio di persone in particolare ci hanno chiesto cosa usiamo per la parte audio. E quindi oggi vi presentiamo il microfono Boya BYM1DM. Prima di presentare il prodotto di oggi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un video. Ma prima di parlare del prodotto, lanciamo la nostra sigla! All'interno della confezione trovate la sacchettina porta microfono e tutti i vari cavi. Abbiamo nella totalità i microfoni, che sono due, sempre a filo, quelli che vedete in questa posizione. Dopodiché abbiamo il cavo, l'adattatore da 3,5 a 6,35, una batteria LR44, poi vi spiegherò che cosa serve, i gommini antivento e le clip. Ma entriamo un po' più nello specifico. Abbiamo un jack da 3,5 che si può collegare a qualsiasi fonte si abbia, quindi ogni prodotto che ha un ingresso da 3,5, un ingresso microfonico, questo dà la possibilità di poter connettere il nostro microfono. Ai pin dorati ne ha 3, il peso è totale di 65 grammi. Come dicevo prima, abbiamo un adattatore da 3,5 mm a 6,35 se per caso volessimo collegarlo ad un jack un po' più grande. Abbiamo un'unità centrale con lo switch. Lo switch serve semplicemente per poter commutare da camera, quindi tutte le telecamere, a magari l'iPhone o comunque i cellulari in generale. Questo perché nel momento in cui lo collegate ad un cellulare, questo utilizzerà la batteria del vostro cellulare, quindi si alimenterà tramite il vostro cellulare. Se invece lo utilizzate con una telecamera, una fotocamera, una mirrorless o quello che volete, dovete switchare su camera e questo utilizzerà la batteria che è integrata. La batteria trova spazio all'interno dell'unità centrale, che è totalmente in metallo, quindi ben protetta. La durata è veramente importante. Ho visto alcuni video tutorial dove veniva specificato che dopo 2 anni di utilizzo la batteria continuava a funzionare serenamente. I microfoni vi vengono dati nudi e crudi, dopodiché avete degli spugnottini da poter mettere sopra, che sono i spugnotti antivento, antifruscio. Poi avrete 2 clip che saranno da montare direttamente sul microfono e queste vi daranno la possibilità di poterli collegare ovunque voi vogliate. Tenete presente che mi è capitato di poter utilizzare questi microfoni collegandoli ad una basetta che avevo frontalmente a circa un mezzo metro di distanza e comunque il suono risultava ancora buono e pulito. La lunghezza del cavo poi ci dà la possibilità di poter avere la telecamera molto lontano da noi, perché è lungo 4 metri e quindi potete tranquillamente posizionare dove volete il vostro prodotto per poter fare le riprese. Altra comodità di questo prodotto: potete collegarlo al cellulare, scaricare un'applicazione per il voice recorder oppure utilizzare quella che già avete all'interno. E fatto questo potete registrare la traccia audio, che verrà sicuramente meglio rispetto ad un microfono integrato, la traccia audio sul cellulare, e invece la parte video la potete riprendere con la vostra videocamera. I microfoni sono 2, avete quindi la possibilità di poter fare anche delle interviste. Se avete per caso una persona accanto, come quando io e mio fratello facciamo i tutorial, io avrò il mio microfono, lui avrà il suo. In questo momento li ho collegati entrambi, perché se per caso lo lasciavo a penzoloni avreste sentito tutti i fruscii dove andava a sbattere il microfono. E quindi, come dicevo, potete dare un altro microfono alla persona che dovete intervistare o con la quale dovete parlare e voi avrete il vostro. Entrambe avranno delle tracce veramente pulite. Allora, un contro di questo microfono è che dovete utilizzare un tono di voce medio-basso, semplicemente perché se alzate troppo il tono di voce inizierà un pochettino a storcere. Stiamo parlando comunque di un microfono che costa, attenzione, 29,90€. Contro i suoi più blasonati e sicuramente con una qualità migliore, Rode piuttosto che Sennheiser, che addirittura sono wireless, ma si parla di prezzi dai 300 ai 500 euro. E capite bene che per un utilizzo semi amatoriale, perché noi comunque li utilizziamo per fare video, vanno più che bene. In post produzione poi comunque avrete sempre la possibilità di poter regolare tutte le varie bande.
Questo è un video comparazione, quindi adesso state sentendo l'audio senza il microfono collegato. Questo invece è l'audio con il microfono collegato. Sicuramente sentirete una differenza. Vi ripeto, noi lo stiamo usando da un po' di mesi e sinceramente ci troviamo benissimo. E poi soprattutto il fatto che sia compatibile con tantissimi prodotti è un must secondo noi. E per il prezzo che ha, sinceramente, è un acquisto che, se avete voglia di migliorare il vostro audio, sicuramente non può mancare. Il video si conclude qui, spero sia stato abbastanza esaustivo. Se avete domande fatele qui sotto nei commenti e ricordatevi che qui nell'info box trovate i link dei prodotti che noi abbiamo testato e presentato sul canale, oppure altri prodotti che non trovate sul canale perché comunque sono nella nostra lista dei desideri e in un futuro magari prossimo li acquisteremo e ve li presenteremo. Sono comunque prodotti che abbiamo ritenuto prodotti buoni da potervi presentare. Per questo video è tutto, al prossimo. Ciao ragazzi!